Rieccomi qui tra di voi, amici. Oggi andiamo insieme in Basilicata. Prepareremo i cavatelli al ragù lucano, una bontà pazzesca, un pochino di attenzione nella preparazione e un tempo di cottura un pochino più elevato rispetto al solito, ma il risultato sarà spettacolare. Vi faccio vedere. Ecco gli ingredienti: 90 g di cavatelli, 100 g di polpa di maiale in un'unica fetta, 100 g di polpa di pomodoro, una fetta di pancetta, formaggio pecorino, 2 spicchi d'aglio, un pizzico di cannella, mezzo bicchiere di vino rosso, sale, pepe, prezzemolo e olio extravergine di oliva. La prima cosa da fare, dobbiamo tritare sia il prezzemolo che l'aglio. Una volta preparato il trito, lo andiamo a unire al pecorino grattugiato. Con questo andremo a condire la polpa di maiale. Naturalmente per ogni persona abbiamo una fetta di polpa. Adesso la andiamo a battere per bene, la facciamo più sottile. Una volta battuta per bene la carne, andiamo a riempire con il nostro trito precedentemente preparato. Adesso ci aggiungiamo la fetta di pancetta, poi il pecorino tagliato così grossolanamente a scaglie, un pizzico di noce moscata, un pochino di pepe grattugiato al momento. Adesso non dobbiamo fare altro che chiudere e formare un involtino. Questo involtino lo andiamo a legare col filo con lo spago da cucina. Alla fine ecco come si deve presentare il nostro involtino. Possiamo passare ai fornelli. In una padella, come al solito, mettiamo un pochino di olio. Se avete il lardo è meglio. Aggiungiamo lo spicchio d'aglio. Mettiamo la carne in padella, la dobbiamo far rosolare in tutte le parti. Togliamo l'aglio. Quando l'involtino è ben rosolato da tutte le parti, aggiungiamo il vino rosso. Abbassiamo il fuoco e aspettiamo che la parte alcolica evapori. Trascorso il tempo necessario a far rosolare per bene l'involtino e far evaporare la parte alcolica del vino, andiamo con la passata di pomodoro. Aggiungiamo un pochino d'acqua.
Fuoco basso circa un'ora. Giriamo spesso la carne. Manca circa un quarto d'ora al tempo di cottura del sugo. Nel frattempo l'acqua bolle, come al solito, la saliamo e aggiungiamo i nostri cavatelli. Hanno un tempo di cottura di 12-13 minuti, quindi siamo in tempo per condirla con la carne. Naturalmente, se vedete che il sugo si restringe troppo, un mestolino di acqua di cottura e continuiamo. Perfetto, i cavatelli sono pronti, adesso li scoliamo, ma a differenza delle altre volte non li andiamo a mettere nella padella, ma li impiattiamo direttamente, poi il sugo lo andremo a versare sulla pasta direttamente a tavola. Aggiungiamo un altro po' di pecorino, un po' tanto. Infine adagiamo l'involtino, è venuto abbastanza sostanzioso, quindi il piatto praticamente è pronto. Naturalmente ci dobbiamo ricordare di togliere lo spago, che quello non è commestibile. Apriamo il nostro involtino e andiamo ad assaggiare com'è venuto. Spettacolare, scotta, un piatto della tradizione lucana. Che ve lo dico a fare, ci vediamo alla prossima ricetta. Io continuo a mangiare fino alla fine. Iscrivetevi al canale, dai! Mi raccomando, eh! Buona serata e buon appetito!